visto intanto un comandante e un equipaggio straordinari che tengono alto l'onore dell'Italia, del nostro paese, stanno facendo un egregio lavoro veramente con professionalità e anche con umanità. Quindi un grazie alla Guardia Costiera e a tutti coloro che si stanno adoperando sulla nave 18. Poi ho visto donne, giovani, uomini molto provati, gente che ha passato di tutto, dopo anni di detenzione in luoghi orrendi in Libia, dove si pratica sistematicamente la tortura, gente che sperava di poter finalmente essere al sicuro, non sa quello che accadrà e non si spiegano queste persone perché sono lì da giorni, sono 8 giorni che il ministro Salvini tiene in ostaggio un equipaggio della Guardia Costiera e 100, a questo punto sono 150 naufraghi, il tutto per far vedere che lui è forte con i deboli. Ecco, noi stiamo perdendo credibilità invece agli occhi dell'Europa e agli occhi del mondo, perché i flussi migratori non si gestiscono con il sequestro di persona, di migranti e degli equipaggi, è un po' più complicata. Allora Salvini, poiché non ha la più pallida idea di come fare il suo lavoro, cerca di fare la voce grossa attraverso una prova di forza con chi è debole, e chiaramente in difficoltà. Aveva promesso di rimandare a casa in 15 giorni 600.000 irregolari, non ne ha mandato a casa neanche uno perché è difficile. Io glielo avevo anticipato al Viminale, gliel'hanno confermato, e allora vuole distrarre l'opinione pubblica su problemi inesistenti, perché fa sbarcare, no? 150 persone e poi trovare la soluzione politica è la cosa giusta da fare, è il buonsenso che lo impone, lui non lo vuole fare per distrarre l'opinione pubblica. Che cosa ha fatto contro la mafia fino adesso? Niente. Contro la corruzione? Niente. Contro l'evasione fiscale? Niente. Allora lui non si occupa dei problemi degli italiani. Lui si scaglia contro i migranti perché è più facile, e purtroppo non riesce però a gestire neanche questo, e quindi l'Italia, nelle mani di questo ministro, rischia di perdere veramente la credibilità.